Ma sono già live? Ma chi mi ha messo in live? Ma Antonio, sei una bruttissima persona. Se hai fatto questa cosa, sei veramente. Ma nemmeno il tempo. Ma mi fate respirare oggi? Ah, mannaggia a voi. Bello, tutto qui chi è stato? Bissi, Bissi e Tomi. Ciao giovani, cioè stavo mettendo a caricare il cellulare, stavo spammando questa live bellissima e non mi date manco il tempo di spammare le live. Ma come dobbiamo fare? Ciao popolo Se ti eleganti. distrai, Gabriella, devi stare attenta, devi Mi sempre dite stare un attenta. secondo, dammi un attimo per spammare i nostri autori, tra l'altro. Come avete notato, Gabriella, questo ultra pop su Lega Nerd gli piace portare un sacco di scrittori. Io sono felicissima perché è vero che il cinema e le serie TV sono, insomma, il mio pane quotidiano, ma io ho un grande amore per la scrittura, per la letteratura, per i libri, soprattutto un grande amore per Stephen King. Quindi io non potevo non invitare questi due autori che con il loro libro, che ce l'ho qui, guardate quanto è bello, guardate quanto ricorda un po' King, tra l'altro, questo libro con questa belva un po' in stile Pet Sematary, con delle tematiche che ricordano i primi racconti poi di King, che sono sempre un po' una sottospecie di coming of age per ragazzi. La letteratura Cujo, bravissimo Nuke, la letteratura di King secondo me andrebbe affrontata, no? Dai giovanissimi verso i 12-13 anni, perché King fa coming of age, It, Pet Sematary, come vi ho già citato, Le notti di Salem, che sono state le mie favole della buonanotte praticamente, segnano un percorso di crescita. Quindi, bando alle ciance, oggi proveremo a parlare esattamente di questo, partendo proprio dalle belve di Manlio e Guido, e lo facciamo proprio con Manlio e Guido. Quindi, con me oggi ci sono Manlio Castagna. Ciao Manlio. Ciao, ciao Gabriella, ciao a tutti. E E Guido Guido. Sgardoli, dimmi che l'ho detto bene. E No, no, Sgardoli. no. No, va. E crei, lo sapevo, questa è tutta colpa di Antonio. La seconda che hai detto. E Sgardoli. Quella è tutta Però colpa di Gabriella, non sei, Antonio che Gabriella, oggi mi ha no. messo l'ansia. Però Gabriella, Dimmi. non sei sola. Ormai Sgardoli o Sgardoli è stato una specie di tormentone dei social, perché tutti si perdono in questo accento. Ah, è vero che giustamente quando arriva il libro tutti quanti a parlare, giustamente citano il tuo nome e ogni volta sbaglio. Nel dubbio Guido, no? Nel dubbio, Guido. Esatto, meglio. O Guido, o O Guido, Guido, o Guido ci Guido. piace. Guido ci. Tra l'altro, non so se potete notare, ma alle spalle di Guido abbiamo anche una piccola belva, una belva donna, tra l'altro. Visto i colori, credo che sia una gatta. È lì. Bravissima. Le tricolori sono solo femmine. Esatto, Comunque sono una gattofila. Vai. vorrei rispondere subito a Nuke dicendo che il nuovo Pet Sematary non mi è piaciuto per nulla. Ma chi è Veramente per piaciuto? nulla. Solo, è piaciuto solo a King, perché adesso affronteremo anche questo discorso, che sappiamo che King è un grandissimo scrittore, ma è un pessimo critico cinematografico, proprio Scusa, pessimo, pessimo. vorrei aggiungere come solo a King non era piaciuto Shining di Kubrick, ad Vedi, esempio. appunto, tutto torna giustamente, esatto. No, non è un caso, non è assolutamente un caso. No. Signori, io vorrei partire chiedendovi più che altro come voi vi siete conosciuti e come nasce poi il progetto delle belve, perché poi durante la quarantena ne avete parlato anche un bel po', si vedevano queste prime immagini delle belve, questo mi piace anche la scelta dei colori, bravi ragazzi di PM, il battello a vapore, veramente bravissimi, che tra l'altro ringraziamo perché ci hanno dato tantissimi ospiti meravigliosi in questi giorni, abbiamo sfruttato Elisa, grazie. Elisa. Come siamo conosciuti? Allora, a casa di Allora, Stephen intanto King. io volevo far vedere che ho fatto i compiti perché non solo qua Guardate c'ho Guido, il pass perché anche il avevo paura, badge. ecco, che non mi facessero entrare e dico Vuole il che badge. ho pure la borraccia per bere, Bravo, quindi vedi? Sono pronta pure io con la borraccia, così. beccatevi questa. Io sono pessimo. Poi posso dire una cosa, scusa al volo qua, Vai, mi sa che non certo. risponderemo, perché Nuke Zen scrive, no? Ok, non è piaciuto nemmeno a me, parla di Pet Sematary, ma Esatto. temevo di essere strambo. Allora, mi è venuto in mente che recentemente ho letto, ho riletto per l'ennesima volta, On Writing, la autobiografia letteraria di King, e
E lui dice proprio che molte volte viene avvicinato ai suoi lettori dicendo: guardi, le sembrerò strano, ma il suo libro mi è piaciuto. Perché? Perché c'è questa cosa. In questo caso New Zen parlava d'altro, no? Okay, sì, certo. Però c'è questa affinità, cioè si pensa spesso che chi ama il genere horror, no? Mm-hmm. È strano. Perché gli piacciono i morti, gli piacciono gli zombie, i fantasmi, i vampiri, il sangue, queste cose qua. E lui, e King nella sua biografia, racconta proprio questo, cioè dice perché? Perché siamo generalmente i tipi che quando c'è un incidente rallentano per guardare. È tutto lì, no? E quindi il gusto del macabro, dell'orrore, del sangue, la paura, in realtà ci piacciono, è inutile che ci spaventano, ma ci piacciono e siamo lì che sbirciamo. Io quando ero ragazzino mi ricordo che se mia madre comprava quei giornali, so, Oggi, Gente, quelle cose lì, poi andavo a vedere e a volte c'erano appunto, no, le fotografie, non so, degli interventi chirurgici o di appunto magari scene di incidente anche sportive, pensa alla Formula 1, ed erano le pagine che assolutamente io volevo andare a vedere. Mi vergognavo di andare a guardare quelle, ma erano quelle a cui andavo. Vabbè, fatta questa premessa, non c'entrava nulla, non mi è venuto in mente perché ho letto. Velocemente. Io andavo a cercare invece i giornaletti soft erotici di mio padre, da quell'epoca. È un'altra chat questo. Anche, però, esatto, un'altra chat. Va bene, guarda, brevemente, poi lascio la parola a Maglio. Ci siamo conosciuti alla Fiera del Libro di Bologna di un paio d'anni fa, perché lui usciva con Petra Demone, quindi c'erano poster di Petra Demone giganti nello stand della Mondadori. E io ero uscito qualche mese prima con The Stone, lui l'aveva letto. E è un libro che richiama moltissimo The Stone, Stephen King, è proprio ispirato, io l'ho dichiarato anche nelle note, lui l'aveva letto e mi ha voluto conoscere, mi ha fermato un giorno che io passavo per lo stand a Mondadori e mi ha detto: guarda, io ho letto The Stone, c'è King dentro, mi piace molto, insomma mi ha raccontato un po' di lui, poi siamo andati a cena e ho scoperto che insomma avevamo tantissime cose in comune, cinema, letteratura, TV, e quindi lascio la parola a Marco per il resto. Sì, ci siamo conosciuti da fan e maestro. Lui era il maestro, io ero il fan, effettivamente, perché davvero avevo amato particolarmente The Stone, che è un libro straordinario. Poi, tra l'altro, non a caso ha vinto il premio Strega Ragazzi l'anno dopo e niente, quindi è stato davvero come era per me conoscere, sai, l'idolo letterario che tu hai, la persona che ti ha ispirato attraverso quello che ha scritto. E io con la mia solita faccia tosta sono andato lì a presentarmi e da lì è nata una bellissima amicizia. Invece le belve, come sono nate questo libro, che è un libro tra l'altro molto molto bello, che io ho amato, l'ho divorato, anzi vi dirò di più, mi è piaciuto talmente tanto che non sono riuscita a leggerlo tutto in una notte, perché mi ha angosciato, mi ha turbato talmente tanto che a un certo punto ho dovuto smettere. Questo è un effetto che riescono a farmi solo due autori, Stephen King e Donato Carrisi, sono gli unici che la notte mi fanno veramente, dopo un po' devo smettere, ok, ora devo provare a dormire perché non ce la faccio più, perché ti subentrano un certo tipo di emozione, di pensieri che effettivamente ti accompagnano, vanno al di là poi di quello che sta vivendo personaggio X o situazione X. A un certo punto quel carico pesante di emozioni, di sensazioni, poi parliamo quasi sempre di fantasmi metaforici, c'è sempre un ritorno al passato, diventano i tuoi ritorni al passato, i tuoi scheletri nell'armadio. Quindi prendere sonno con questo omino, con questo incubus che un po' ti preme, no? sul petto, non è facilissimo. Perciò queste belve come nascono? Intanto ti ringrazio perché Gabriele è un bellissimo complimento, a parte che ci hai associato a due mostri, visto che parliamo di orrore, due mostri sacri della letteratura thriller, no? E anche Donato Carrisi ovviamente è un grande, un grandissimo. E anche regia, perché sappiamo che Donato Carrisi scrive i suoi film, li dirige, quindi non è solo scrittore.
Come è nato? Anche in questo, no, anzi, non anche in questo caso l'opposto, cioè eravamo festival a Pordenone Legge ed eravamo di nuovo seduti a tavola insieme. Maglio stava scappando, non mi ricordo perché. Io l'ho fermato, gli ho tirato la manica della camicia e ho detto: senti, io volevo parlarti di un'idea che mi è venuta. E quindi anch'io, quella volta la faccia tosta l'ho avuta io. Io ho detto: volevo parlarti di un'idea che mi è venuta, senti un po' se a te piace, perché poi lui è un grande conoscitore dell'horror, del thriller, per cui ho detto: sentiamo, se piace a Maglio vado tranquillo. E poi a lui è piaciuta l'idea originale, che era in realtà solo di un thriller, come dire, la virata, la zampata horror, ce l'ha messa Maglio, è un'idea sua assolutamente, e ha cambiato completamente la storia in meglio, ovviamente, ed è diventato Le Belve che adesso è pubblicato. E poi a un certo punto io ho chiesto: senti, ma perché non lo scriviamo insieme? Tu ci metti del tuo, io ci metto del mio, vediamo cosa riusciamo a combinare. L'influenza chi... Tutto... Ah, avanzi, vedi, esatto. No, dicevo, dico tutto verissimo, e tra l'altro volevo farla vedere dalla mia prospettiva, no? dal mio punto di vista. Quando ti chiama uno scrittore che tu hai come punto di riferimento e come davvero come maestro, quando ti chiama davvero è un'offerta che non puoi rifiutare, al di là che l'idea mi piaceva tantissimo, quello del sequestro di una scolaresca e quindi le emozioni vissute da questo lato, perché noi ci siamo abituati a vedere quasi sempre dalla parte comunque del sequestratore, no? Nel crime classico, La Casa di Carta, Luigi di un giorno da cani, così via, ci sono tantissimi altri esempi, noi vediamo la situazione o dalla parte del negoziatore o dalla parte di chi commette il crimine, mentre invece guardare il sequestro, guardare la rapina, guardare comunque l'evento negativo da parte di chi sta subendo, poche volte l'abbiamo visto nella letteratura e nel cinema, e l'idea di Guido mi sembrava già ricca di tantissimi spunti, e poi lì abbiamo virato verso l'orrore con un processo credo molto, molto interessante, perché da un genere c'è questa transizione in un altro, che anche questo dà una certa originalità, crediamo, al nostro romanzo. Assolutamente, io lo confermo, c'è questa commistione poi fra il thriller e l'horror, che è alla base poi, no, del romanzo di King stesso, e l'utilizzo dell'età più pura, l'età adolescente e fanciullesca, e anche l'età proprio dei bambini, perché poi abbiamo anche, il libro si apre poi con la visione di un bambino alla fine, che ci sembra rincontrare solo all'inizio, ma poi ecco, sarà qualcosa che rimane all'interno della nostra mente, cercheremo di ricollegare in un modo o nell'altro. Mi chiedo, visto che siete tutte e due grandi amanti poi di Stephen King, se il processo, questa influenza kinghiana, è stata volontaria o piuttosto involontaria? No, io credo, scusa Guido, comincio io poi, io credo che sia necessariamente inconscia. Quando assorbi talmente tanto da un autore che ti piace, è un po' come se ti rimanessero dentro comunque dei detriti, nel senso positivo del termine. Certo. E quando poi emerge questa specie di fiume carsico, quella tua creatività, quindi emerge in superficie, si porta dietro quello che hai assorbito, l'humus che hai in qualche modo incontrato nella tua strada. E Stephen King, guarda, io credo una cosa, Stephen King sia proprio imprescindibile per chiunque scriva l'horror, perché lui ha creato talmente tanti parametri, talmente tanti paradigmi più che parametri, che in qualche modo finisci da lui, finisci nel suo territorio creativo. Questo non è un male, tutto sta a non scopiazzare, a non voler fare Stephen King, perché quando tu vuoi fare Stephen King finisci per essere un patetico imitatore. Quindi noi non abbiamo mai detto: ah, questa è la Stephen King, mettiamoci questo perché lo farebbe lui. Davvero mai, neanche in un passaggio. Però poi la storia prende delle derive che lo ricordano, senza dubbio, dalla piccola provincia a un certo tipo di atmosfere, a anche la sospensione quasi del tempo e dello spazio, come succede appunto nello stesso Shining, fondamentalmente. Quindi ci sono alcuni elementi, e come dice giustamente Gabriella, il terrore che si respira attraverso l'adolescenza, attraverso l'infanzia, che sono alla base di quella che Freud chiamava il perturbante, cioè il familiare, ciò che ci è familiare come l'adolescenza, come la gioventù,
la fanciullezza, che diventa improvvisamente qualcosa di sconosciuto, e lì nasce il perturbante, ciò che ci spaventa. Non so se Guido vuoi... Non posso aggiungere altro a tutto ciò che di perfetto ha detto Manlio, no, è effettivamente così, cioè non è una cosa volontaria, però alla fine viene fuori, cioè comunque i tuoi riferimenti di genere sono quelli, non sono gli unici, però pensiamo anche alla mole considerevole di volumi che ha prodotto King, è chiaro che rispetto ad altri autori, insomma, ha sullo scaffale ha un peso specifico determinante, quindi alla fine lo senti, insomma. Io posso aggiungere, ecco, come aneddoto, che forse questo non l'ha fatto Manlio, ma che io sono andato due volte a Bangor, nel Maine, a casa di Stephen King, fuori di casa, nel 95 e nel 2000, armato del mio libro preferito. È proprio stalker a livello 1000. Ma non c'era nessuno, perché due volte in realtà fuori di casa tua non c'era nessuno, e niente, ho suonato, la prima volta c'era il campanello, la seconda c'era una tastiera numerica, alfanumerica, ma non mi hanno mai aperto. Insomma. Io pensavo, no, come si diceva quando si hanno così degli scrittori preferiti, eccetera, che li si considera quasi degli amici, e quindi pensavo che vedendomi, no, lui dicesse, ma come, vieni dall'Italia apposta? In questo di paese, perché non so se siete mai stati a Bangor, ma non c'è assolutamente niente. Il Maine è fantastico, ma Bangor proprio è una desolazione, è una cosa mostruosa, e capisci da dove ha tratto molti dei personaggi desolati di cui parla nei suoi libri. E quindi io pensavo così, mi vede, arrivo dall'Italia, no, sono arrivato fino a Bangor, vieni dentro, beviti una birra, parliamo dei miei libri, e invece non mi ha manco aperto la porta. Però nonostante questo ho continuato a leggerlo, non mi sono offeso. Prima, a parte che la tua è una storia bellissima, Guido, sì, ognuno di noi l'avrà almeno fatto una volta con il proprio idolo, a costo di diventare quasi molesto, sognando, come giustamente dici tu, la birra, la cosa divisa insieme, il discutiamo di, quindi è una visione anche piuttosto romantica e che tuttora effettivamente è molto molto veritiera. Prima Manlio ha detto una cosa molto interessante fra le varie cose giustissime su King, il fatto di non provare a copiare o imitare King. E questa cosa soprattutto avviene quando si fanno le trasposizioni dei film di King. Ogni volta che vedo, quando si tende a essere, giustamente prima Guido citava Shining, quando si tende a essere troppo fedeli a King, automaticamente perderai King. Non riuscirai, perché è talmente tanto difficile, tu puoi farti influenzare da quella storia, dal modo di scrivere di King e dai mondi che poi ha creato King e che inevitabilmente hanno influenzato la letteratura, il cinema e, come abbiamo visto negli ultimi anni, anche la serialità di genere. Ma quando poi tenti di emulare e rielaborare, però senza fare un vero processo di trasposizione, ma più che altro prendendo quella roba e mettendola sullo schermo, quindi cercando di essere il più fedele possibile a King, automaticamente perdi King, perché quello che ha King è effettivamente molto difficile da riportare, nel senso che secondo me King va codificato come scrittura, come storia e come personaggi. Da questo punto di vista, con la trasposizione delle sue opere, ecco, qual è invece la vostra divisione? Mentre la mia belva mi distrugge casa, se sentite rumori è la mia di belva che sta buttando giù casa. Guido, vai tu? No, lascio cominciare il maestro, perché cinema, sceneggiatura, sono di casa, a casa castagna. Guarda, Gabriele, io ho detto una cosa, ho sempre pensato questo di Stephen King, che lui è uno scrittore estremamente cinematografico, ma allo stesso tempo è anche indubitabilmente letterario. Nel senso che la materia di Stephen King è sì fatta di grandissime immagini, di scene madri, è fatto di grande impostazione della storia, quindi lui ha un procedimento di carattere sicuramente cinematografico, però poi quello che ci mette nel romanzo è una fortissima introspezione psicologica,
un fortissimo ricorso al monologo interiore, alla celebralità dei personaggi, no? Perché sono sempre molto, riflettono molto su quello che fanno, su quello che fanno per fare o su quello che è successo. Tutto questo tradotto al cinema diventa indigeribile, diventa impossibile da raccontare. Per esempio, un romanzo come It, che è diventato comunque un film in due parti interessante, ma comunque quando cerca di riprendere e mimetizzare, diciamo così, la materia letteraria di King, si perde specialmente nel secondo film della duologia, diciamo così. Proprio è perché vero. quando vai a innescare i meccanismi di Stephen King di mentalizzazione, oppure il modo in cui le persone sono cresciute, cioè tutta la parte che è fuori dalla parte puramente thriller horror, lì diventa una materia intoccabile. E allora, secondo me, una delle migliori trasposizioni, se non le due migliori trasposizioni di Stephen King, che sono Stand By Me e Misery Non Deve Morire, sono due bellissime trasposizioni, perché in qualche modo tradiscono l'opera a cui si riferì. No, non parlo di Shining, perché Shining per me è un'opera a sé stante quasi rispetto proprio al libro. Sono due opere diverse, per questo Stephen King capisco non l'abbia amata, perché è un'altra opera di un altro autore che riprende quel mood. Però diciamo le due mie trasposizioni per me rimangono queste due qui, che invece raccontano prendendo lo spirito del romanzo, e per raccontare poi invece un altro tipo di storia. Sì, aggiungo che Manlio diceva giustamente, anche molto letterario, cioè una cosa che io mi sono sempre così degnato di ribattere è quando sento parlare di King come di un autore, diciamo, minore. E a parte che se ne sono accorti anche negli Stati Uniti, perché ultimamente anche gli sono stati conferiti dei riconoscimenti che sono stati dati a scrittori del passato molto importanti, dal punto di vista non di numero di libri, ma di qualità di scrittura. Ma sì, io ricordo ad esempio libri come, appunto, già citato Stand By Me, che poi in realtà non è Stand By Me, è Stagioni Diverse, il libro che contiene quattro racconti, tra cui Il Corpo, cioè quello da cui The poi Body, certo. Stand By Me, che ha una qualità di scrittura eccellente. O mi ricordo uno dei primi libri che ho riletto diverse volte con le pagine sottolineate, perché da autore poi naturalmente leggi anche i libri con l'occhio di chi quella frase o quella pagina avrebbe voluto scriverla, no? In quel modo. Sì, certo. E io ricordo ad esempio La Zona Morta, che è un libro, tra l'altro anche lì comunque è un film con Christopher Walken, che ricordo mi sembra abbastanza ben fatto. Bellissimo, no? Bellissimo, molto è una bello. Buona, credo sia una buona trasposizione quella. Sì. E ecco, un altro libro, ricordo, dove ci sono delle pagine da rileggere, ecco, delle frasi da sottolineare per chi ambisce a scrivere La Zona Morta. E quindi, ecco, io lo difendo anche dal punto di vista dell'autorialità, diciamo così, e della... Giusto. E dalla qualità di scrittura. E New Zen però scrive anche, interessante, scusa se posso fare questo. Vai, certo, assolutamente. Secondo la vostra esperienza di autore, scrittore, creatore, è più semplice tradurre in parole le proprie angosce, paure, i propri fantasmi, quello che abbiamo dentro o quelle che ci stanno intorno? Ecco, io non so, Mario, io ho un'idea, la mia idea è questa, cioè in realtà noi si sommano e si uniscono, no, le paure, perché spesso le paure che abbiamo noi derivano da quello che abbiamo intorno, oppure quello che le paure, non so, ancestrali o infantili, poi si ripercuotono sulla situazione che viviamo, sulle persone che abbiamo intorno. Quindi in realtà io direi, New Zen, che non è né facile né difficile, però si fa sempre riferimento come autori alle proprie esperienze personali. E quindi è chiaro che tu vai a scavare identità. Nessuno di noi è mai stato, cioè almeno Mario e io, non siamo mai stati presi, sequestrati, no? Non siamo mai stati degli ostaggi in un ospedale. Ecco, è chiaro che questa non è una situazione che abbiamo vissuto, ma abbiamo ripescato dentro di noi quelle che possono essere le paure che più si avvicinano a una situazione del genere, no? Basta pensare, certo, semplicemente la paura da bambini che ci inculcavano i genitori, degli estranei, no, non parlare con nessuno, che ti
ti prendono e ti portano via, ecco questo, ti portano e chissà dove ti mettono. Arriva, sì, l'uomo nero, anche quello per esempio. E poi alla fine è quello, quando tu ti trovi tre delinquenti mascherati con un sacco di tela sulla faccia, armati di, poi tra l'altro una pistolaccia, un bastone, un coltello, che ti sequestrano, puoi essere un bambino o un adulto, ma la paura che ti sale in quel momento è una paura che può essere provata anche da chi quella situazione non l'ha vissuta, insomma, no? Certo. La paura di essere persi, di essere presi, di subire qualche cosa, di non rivedere le proprie famiglie. E quindi diciamo, ecco, non c'è un più difficile o più facile dentro o fuori di noi. È sempre qualche cosa che riguarda il personale e che poi si riflette anche sull'esterno, su quello che abbiamo intorno. Io sono d'accordo totalmente con quello che dice Guido. Posso solo aggiungere che questa è una mia considerazione tecnica, diciamo così, che paradossalmente è più facile descrivere quello che c'è intorno che quello che hai dentro, a livello di come parlavi tu di traduzione in parole. Tradurre in parole un evento esterno è tecnicamente, secondo me, più semplice, come entra una belva dentro una stanza, o come come uno zombie ti sta per venire incontro, non lo so, cioè raccontare i fatti che sono intorno a te tecnicamente ha a che fare col tuo talento, diciamo così, più o meno, se lo hai, narrativo. Raccontare i fantasmi che hai dentro, le paure, le angosce, può essere più difficoltoso, perché hai bisogno di un maggiore scavo dentro di te e a volte ti devi misurare con qualcosa che preferisci non toccare, come se i fantasmi che tu hai dentro avessero un certo riserbo e non dovessero essere troppo stuzzicati. Ecco, probabilmente tecnicamente soltanto io credo questo, poi non so se anche per Guido, ma ecco, penso questo. Non a caso uno strumento validissimo che usate anche voi all'interno poi delle vostre belve, perché ci chiediamo chi sono veramente le belve, cosa sono davvero le belve, e la metafora. King, per esempio, nei suoi libri spesso e volentieri usa la metafora. Se io penso a It, a Pennywise ogni volta, che cos'è Pennywise? Pennywise è la rappresentazione più pura poi della paura, e la paura cambia in ognuno di noi. È molto più facile avere paura di un clown piuttosto che di un padre che violenta la figlia, per esempio, che di una madre ossessiva, o del trauma della morte di un fratellino. Se penso a Pet Sematary, Pet Sematary dal mio punto di vista è il miglior modo di raccontare il lutto, sia per un genitore che perde un figlio. Io non posso immaginare cosa ci sia di peggio, no, per un genitore, che la perdita di un figlio, e come affrontare, esatto, come affrontare questo tipo di lutto. Lo stesso King scrive Pet Sematary per dover spiegare al figlio la morte del loro gatto, ad esempio. Quindi credo che, in base anche a quello che avete detto voi, a quello che poi giustamente vi ha chiesto Nuke, alla fine è vero, si parla dell'esterno e ne parliamo attraverso una metafora, ma sempre per raccontare qualcosa di nostro, perché poi guardando anche le belve, anche nelle belve, le belve in realtà sono altro, e continuiamo a chiederci chi è il vero mostro poi all'interno della storia. E anche qui si sta parlando di un trauma, che non è anche quello, come dite voi, del sequestro. Io penso a quando io ero bambina, alla Columbine e alla paura di andare a scuola, che è rimasta negli anni, per quanto poi l'America sia completamente differente rispetto ovviamente all'Italia. Però appunto è vero, sono paure che però riguardano l'immaginario di tutti quanti noi, dipende sempre da come poi noi le strutturiamo, quel tipo di paure. Secondo me, da questo punto di vista, King è stato il più esperto, senza inventarsi nulla, perché se poi io vado a guardare indietro nello stesso cinema con l'espressionismo, per esempio, non ha inventato praticamente nulla, ha semplicemente dato una nuova forma a tutto quello che ci circonda e che poi alla fine abbiamo paura. E se c'è una cosa di cui temiamo forse un po' tutti quanti è il nostro doppio, quella parte, no, più oscura, che alla fine della giostra bene o male tutti quanti noi abbiamo. C'è chi riesce a sopprimerla, a gestirla, c'è chi invece risulta completamente inglobato poi dalla propria ombra. Secondo me tutto questo all'interno del vostro romanzo, per esempio, c'è. Oh, bella, sì. Bella quello di
se posso iniziare, intanto dico prego a Nuke Tank, che ci ringrazia due volte, grazie a te per la domanda. No, è assolutamente vero quello che dici, perché uno degli slogan che abbiamo usato Manlio e io durante questi mesi di presentazione del libro è proprio: le belve siamo noi. Siamo noi, certo. Non nel senso Manlio e io che abbiamo scritto, ma anche tu, Gabriella, cioè potenzialmente chiunque è una belva, proprio esattamente per quello che tu dicevi, perché il lato oscuro, il male che ognuno di noi comunque potenzialmente ha dentro di sé, può coltivare, può esplodere in qualsiasi momento quando la situazione chiaramente ti spinge ai limiti o quando reagisci magari proprio di fronte alla paura, al terrore, no? E quindi assolutamente questo è un tema che noi abbiamo voluto sviluppare, cioè di fronte in questo caso a una situazione come quella del sequestro e della trasformazione, senza spoilerare, ma della trasformazione di questo istituto che ospita il sequestro, quasi fosse una creatura viva. Spesso Manlio giustamente dice durante queste presentazioni è un altro dei protagonisti, il Boeri, questo ospedale abbandonato, certo. Uno dei protagonisti della storia, anche se è una struttura, è un ospedale. E ecco, beh, è archetipo, fa parte poi della letteratura e del cinema horror, la casa, no? La villa che diventa un personaggio. Certo. Non a caso un'altra delle nostre ispirazioni letterarie è stato l'incubo di Hill House, di Shirley Jackson, per esempio, no? Quindi poi non parliamo della serie, assolutamente, no? E quindi è questo che dici tu. Noi abbiamo spinto i nostri personaggi, ma tutti, attenzione, non solo i cattivi, anche i quelli che almeno all'inizio sembrano buoni, quelli che sono dall'altra parte della barricata, cioè i sequestrati, in realtà li abbiamo spinti al limite con questa escalation di fatti che si susseguono. E quindi lì si vede, senza andare oltre, ma si vedrà chi e come è, se è una belva. Io vi chiedo, il rapporto fra Stephen King e il cinema è sempre stato molto molto forte, sia per l'uno sia per King, King nei confronti del cinema e il cinema nei confronti di King. Secondo voi, cosa sarebbe stato King senza le primissime trasposizioni, senza il cinema, e cosa non sarebbe stato il cinema senza King? Lui sarebbe stato un uomo meno ricco su quello proprio, possiamo convenire tutti effettivamente. Ma lui credo così, poi lascio a Guido che è veramente espertissimo di Stephen King e può dire tante cose. Io penso una cosa, che la materia è una bella domanda tua, Gabriella, perché effettivamente parla di un rapporto biunivoco, che c'è un rapporto a doppia strada che c'è tra Stephen King e il cinema, perché io credo che le prime trasposizioni, penso all'Incendiario, no? Per esempio del suo primo romanzo, abbiano dato allo stesso Stephen King anche uno sguardo diverso sulle sue storie, cioè il sapere che tu sei un osservato speciale dal cinema in qualche modo influenza anche la tua scrittura. Nel nostro piccolissimo, ovviamente perché l'abbiamo visto anche io e Guido, perché le stesse belve nasce come, già nella nostra idea, come una possibile trasposizione cinematografica, come una base per fare qualcosa al cinema. Tant'è che poi i diritti sono stati subito venduti per diventare un film. Questo logicamente ti influenza, perché quando scrivi hai già in mente che devi raccontare determinate storie con un certo tipo di appeal visivo, audiovisivo più che altro. Allo stesso tempo, il cinema senza Stephen King sarebbe stato un cinema molto più povero. Cioè, Stephen King cosa ha fatto? Ha dato all'orrore una dimensione, dando una dimensione letteraria all'orrore, ha dato anche una dignità più alta. Tutto ciò che esce dalla pena di Stephen King in qualche modo ha una sorta di sigillo di qualità, o almeno come posso dire, come se avesse un sigillo di fiducia, ecco, diciamo così. Ora la qualità o meno, poi quella non tutti i critici sono d'accordo, giustamente. Però, ecco, questo ha fatto Stephen King, ha cioè dato una nuova impronta all'orrore, dando una dignità di genere vero e proprio. Quindi l'uno senza l'altro avrebbe comunque creato degli scompensi, ecco, diciamo così.
Sì, io sono assolutamente d'accordo, infatti anche da qui si vede il feeling e la sintonia che abbiamo Maglio e io molto spesso e siamo sempre, su certi argomenti siamo veramente sulla stessa lunghezza d'onda. Stavo pensando esattamente alla stessa cosa, cioè che sicuramente il cinema ha influito poi sulla scrittura successiva, quando ha avuto i primi successi cinematografici, sulla struttura, sulla scrittura successiva di King. Ed è esattamente il raffronto che volevo fare con le belve, cioè siamo partiti un po' anche noi, non perché siamo King, ovviamente, ma perché volevamo dare quel tipo di mood alla nostra storia, cioè sempre inconsciamente, come abbiamo detto all'inizio, ma avevamo King alle nostre spalle, no? E quindi abbiamo pensato anche, perché no, immaginiamolo già come un film. Poi è andata talmente bene che, ripeto, abbiamo avuto anche diverse offerte, abbiamo potuto a un certo punto scegliere a chi dare i diritti delle belve e quindi appunto l'anno prossimo cominceremo a parlare un po' più nel concreto delle belve film. Ovviamente inizierete da Lega Nerd, perché insomma l'esclusiva adesso ce la dovete. Ora come minimo vogliamo l'esclusiva. Guarda, Gabriele, tu sai la stima per Lega Nerd, che è davvero un contenitore sempre più forte, sempre più autoritario, no? Nel senso, autorevole, no? Autoritario, autorevole. Dispiace che oggi in realtà in un universo parallelo io e Maglio saremmo stati probabilmente nello stesso luogo in questo momento. Esatto, perché... esatto. Infatti stavo guardando Onward della Disney qui a Gifone. C'è una bella domanda, credo, online di Paolo Monti. Infatti sì, infatti vi faccio subito questa domanda. C'è Paolo che dice in un'intervista a King, la domanda è: il male secondo te esiste? Rispose: credo nel male, ma è tutta la vita che mi chiedo se il male sia fuori o dentro di noi. Quindi giustamente Paolo vi chiede se credete che esista una forma più oscura e metafisica, quindi che vada al di là di noi del male. Metaumana, scusatemi, non metafisica. Io molto brevemente, non so cosa pensa Mario di questo, non ne abbiamo mai parlato tra di noi, però io molto brevemente, no, assolutamente l'uomo è artefice di tutto quello che ha intorno e che realizza e che vive, per cui assolutamente il male secondo me è nell'uomo. E se noi guardiamo in natura, negli animali, no, il male fine a se stesso non esiste. Quindi è un'invenzione dell'uomo, l'ha coltivato, ha sviluppato l'uomo e poi vabbè, possiamo immaginarlo, come dire, tipo una malattia contagiosa che contagia un po' il mondo che ci circonda e proviamo a immaginare quello che vogliamo, insomma, anche delle realtà metafisiche, però sicuramente molto terreno e molto umano, secondo me. Io sono veramente... non posso essere più d'accordo di come lo sono con Guido in questo momento, sono d'accordissimo proprio sull'idea che il male di per sé, allora, la domanda credi nel male, io avrei detto no, cioè non ci credo neanche, nel senso che non so proprio non saprei neanche come definirlo, perché il male è talmente fluido, è talmente dipende dallo strumento che utilizzi per misurarlo che dà il certificato di esistenza o meno al male. Quello tra l'altro, io tra un po' uscirò con un nuovo libro, anzi più che altro in autunno, molto, molto concentrato su questo tema del male, che c'è anche nel titolo addirittura. E analizzandoli in diversi personaggi della letteratura e non solo, quello che emerge è che tutti i personaggi che sono considerati cattivi hanno in qualche modo delle ragioni dalla loro parte, nel senso che loro producono male. Perché dal loro punto di vista quello è il modo per fare del bene, se mai se stessi va bene questo. Quindi il male dipende moltissimo dall'orizzonte da cui lo guardiamo. Questo è il fascino anche del male, il fatto che non puoi mai afferrarlo e non puoi mai capire fin dove arriva, cioè qual è la linea d'ombra che separa il bene e il male, è talmente sfumata che è difficilissimo capirlo. Quindi io non credo nel male. Non credo nella forma, diciamo così, metaumana e metafisica del male, perché appunto è, come diceva giustamente Guido, una categoria umana, troppo umana per dirla con Nietzsche.
Visto che ci siamo occupati della letteratura e del cinema, direi che negli ultimi anni King sta ritornando in modo molto prepotente anche all'interno delle serie TV, a tal punto che mi era capitato una volta, qualche anno fa, Sperling ha fatto uscire, giustamente prima citavate The Body, il corpo da cui è tratto il film bellissimo Stand By Me, Sperling ha deciso di fare i piccolini di King con tutti i vari racconti, e io ricordo di aver postato la foto di questi libri meravigliosi con il font storico, hanno ripreso il font storico poi con cui veniva appunto editato e pubblicato King, però con il neon, e giustamente c'era qualcuno che mi aveva scritto: ah, furbi però a usare il font di Stranger Things per pubblicizzare i libri vecchi, i racconti vecchi di Stephen King, al che giustamente io ho detto: no, guarda, semmai è il contrario, e Stranger Things che ha fatto la sua versione più moderna ma basata su quello che poi è il font di King. Secondo voi questo ritorno, questo, perché negli ultimi anni effettivamente King è sempre stato trasposto, però a periodi, negli ultimi 5-6 anni c'è stato questo grande ritorno, questo grande amore, voi anche per questo effetto nostalgia nei confronti degli anni 80 che stiamo vivendo appunto da qualche anno a questa parte, secondo voi è più dovuto da un effetto nostalgia questo ritorno a King, o più che altro per un gusto nei confronti della tematica così universale, così veritiera, anche così realistica? Perché poi ripeto, per me King è uno di quegli autori che va letto da giovanissimi, poi va riletto, ma gran parte dei suoi libri poi sono romanzi di formazione, gran parte dei suoi racconti sono racconti di formazione, coming of age. Bella domanda anche questa. Vai Guido, ho cominciato dai stavolta, Ma allora, no scusa, mi ero un attimo distratto e c'erano delle cose interessanti. Allora, leggendo, e poi vado io allora. Sì, vai, parti tu perché ero... devo dare una risposta, guarda, allora... però non posso dare 5 risposte contemporaneamente. Gabriele, io ho anche questa è una bellissima domanda, è una bellissima considerazione tra l'altro, e tra l'altro quei volumetti di Colin Kupfer, li ho avuti a casa, mi hanno mandati e li ho accolti con molta felicità perché sono 5 romanzi brevi straordinari dal mio punto di vista, compresi L'Angolieri, che è proprio è un piccolo racconto che ho sempre amato molto. E per quanto riguarda il perché amato adesso, Stephen King ha una capacità meravigliosa di parlare veramente a chiunque in qualsiasi epoca. È un tipo di racconto che non invecchia, un tipo di narrazione, un tipo di qualità letteraria che attraversa il tempo. Per me è uno scrittore che può ambire tranquillamente al Nobel, al Booker Prize, tutti i più grandi premi, perché davvero è un uomo che con le parole crea dei mondi, e questa ha dignità letteraria a tutti i livelli. Perché è amato adesso ancora dai giovani? È per questo motivo, perché lui tra l'altro veramente sa parlare, sta a rimanere sulla lunghezza d'onda anche dei ragazzi, anche nel linguaggio, nei dialoghi. La grandezza di Stephen King è proprio la capacità di far parlare i personaggi con una voce autentica, con dei dialoghi che sono autentici. Non è mai vecchio, ora ha più di 70 anni, e quando scrive di un ragazzino di 16 anni mette in bocca a quei ragazzi il parlato di oggi. Io non so come fa, io credo che sia miracoloso nel modo in cui riesce a dar voce ai personaggi. Tutto quello che più mi incanta di Stephen King è proprio lì, nei dialoghi, in questa capacità di essere senza tempo e di essere quindi attualissimo ogni volta. Tra l'altro, nei suoi ultimi romanzi c'è tantissima bellezza. Io l'ho ricominciato ad amare profondamente da Joyland, per esempio, ho trovato un romanzo bellissimo, e anche Outsider, anche per il finale non mi ha convinto molto, ma comunque è un grandissimo romanzo, e l'Istituto ha delle cose molto belle. Quindi secondo me Stephen King non invecchia a livello di contenuti e ringiovanisce a livello di dialoghi. Sì, sono d'accordo, e in effetti anche durante gli incontri che io ho fatto prima dell'uscita delle Belve, relativi soprattutto all'ultimo libro, The Stone, con i ragazzi facevo una specie di, come dire, passeggiata, percorso insieme a loro attraverso appunto la letteratura, film, cinema, televisione, horror e thriller.
E ho riscontrato anch'io questo, cioè pensavano che Stranger Things fosse appunto una novità assoluta, no? Invece in realtà si rifà tutto quel mondo anni 80 e dai Goonies, voglio dire, senza bisogno di scomodare, certo, l'orrore, fino a tutti i libri. E anche l'assonanza, io faccio notare spesso, non solo il font è lo stesso dei primi libri di King, ma Stranger Things, se ci pensi, suona come Stephen King. No, vero, e anche le stesse le lettere iniziali S e G, iniziali e finali, sono esattamente le stesse di Stranger Things. Quindi no, sono d'accordo assolutamente, c'è sia un ritorno perché c'è questa voglia di vintage anni 80, sicuramente anche una grande capacità di rimanere quell'adolescente che parla, e che a King è inspiegabile perché, essendo sempre vissuto a Bangor nel Maine e avendo viaggiato pochissimo, è veramente tutta farina, come dire, della sua adolescenza e della sua fanciullezza, e quindi è strano. Infatti prima qualcuno, mi pare Cecilia, diceva per forza scrive un pacco di roba perché non c'è niente da fare a Bangor. Effettivamente non c'è niente da fare. No, prima mi ha invitato perché c'era intanto una domanda molto cattiva: a quale secondo voi il degno erede del re, Owen King o Joe Hill, che sono due dei figli di King? Uno tra l'altro ha scritto recentemente un libro sul padre, Owen, ma insomma non ho letto, non so neanche se lo leggerò mai. Io in generale non vedo adesso, non so se mai... Eredi. No, non ho incontrato finora degli scrittori che siano all'altezza di un King, quindi magari sta nascendo adesso o è un ragazzino che tra pochi anni ci stupirà, però al momento non ci sono eredi, e tantomeno i suoi figli o la sua tanto decantata moglie Tabitha King, che ho provato a leggere una volta e non è che finito il libro. E c'erano interessanti riflessioni che Nick Zen diceva appunto sempre: dovrebbe essere un bel soggetto, l'uomo che inventa, che crea, e quindi dice prima, dov'era? Più su, vabbè. L'averlo inventato l'uomo, no? Il male lo rende ugualmente reale, e la cosa è davvero horror, certo, perché quando tu pensi che il male arrivi dagli zombie, dai vampiri, dai fantasmi, hai sempre il dubbio che forse siano baggianate, ma quando il male viene dal tuo vicino di casa... c'è fa sempre più paura, certo. Sì, sì, assolutamente. Io per rispondere a Paolo direi che ho letto sia Owen King con Sleeping Beauty, spiegato insieme al padre, non so quanto abbia scritto lui quanto il padre, sia Joe Hill con Nosferatu, penso si pronunci così perché ha un titolo molto strano, Nosferatu, anche se Nosferatu, penso che sia un gioco di parole per te. Io trovo che Joe Hill abbia più genio creativo, se devo essere sincero, mi sembra dei due quello che abbia un potenziale più alto. Questo stesso romanzo credo sia un romanzo molto molto intrigante, già la trama mi aveva colpito, e anche la scrittura, una scrittura che anche lì risente molto del padre, ma ripeto, ma tu è inevitabile, inevitabilmente devi risentire di Stephen King. Sleeping Beauty sono un romanzo che non ho amato molto, devo essere sincero, ho trovato anche un po' noioso. Però, anche se ha una premessa sempre molto bella, io credo una cosa, tra l'altro, questa fa parte proprio della famiglia King, parlo di Stephen King, i figli non li conosco benissimo. Stephen King è un genio, ma un genio assoluto nell'impostazione, nella creazione e nello sviluppo. Non ha la stessa genialità nel modo in cui mette a posto i suoi libri, nel modo in cui li conclude. Lui stesso fa una specie di autocritica divertente in uno dei suoi romanzi, parlando di questo scrittore a cui gli imputano il fatto di non saper chiudere i romanzi. Credo che sia lo stesso consapevole, ma tra l'altro va detto anche una cosa: l'orrore e l'horror, questo tipo di letteratura o di tipo di cinema, ha proprio la sua difficoltà più grossa nel finale. È proprio davvero quasi mai lo spettatore o il lettore rimane soddisfatto di come si concluda un libro o un film horror. È quasi qualcosa di genetico, non so perché. È la cosa più complessa poi da fare quasi sempre, quindi, perché alla fine ti lamenterai tanto se il mostro si rialza quanto se il mostro non si rialza, quindi esatto, molto molto complesso. Io vorrei chiudere, visto che siamo purtroppo già in chiusura, il tempo è volato come sempre, con questo commento di Salvatore che sarà leggero ma è molto veritiero, dove, come diceva spesso mio nonno, bisogna avere paura dei vivi e non dei morti, l'horror è tutto umano.
È vero, è verissimo, è assolutamente vero, e secondo me Belve lo dimostra benissimo, lo dimostra veramente molto molto bene. Gabriele, non so se ho ancora tempo per dire una cosa alla paura, perché tu prima, io poi volevo intervenire prima, poi abbiamo parlato di altro giustamente, ma tu hai detto una cosa molto interessante per me, molto affascinante, cioè dicevi non c'è niente di peggio per un padre, per una madre, cioè per un genitore perdere un figlio. Io mi sono molte volte interrogato sul concetto di paura e come al solito, secondo me la verità è sempre, la detengono sempre i greci, i classici. Per i greci, no, la paura chi era? Era questo dio che si chiama Phobos, che è un dio che loro non temevano, anzi gli spartani addirittura andavano lì a celebrarlo, avevano un tempio per lui. Phobos però di chi era figlia? Era figlia di Ares, che era il dio della guerra, e addirittura, pensate, di Afrodite, che era la dea dell'amore. Quindi noi ci chiediamo, ma in che senso la paura è figlia della guerra? E quello ce lo spieghiamo, perché la paura da sempre ha destato terrore. Ma in che senso la paura è figlia dell'amore? E allora la spiegazione che mi sono sempre dato, io che sono appassionatissimo di mitologia e di etimologia, è che in effetti non c'è paura più grossa del perdere la persona o l'essere umano, o l'essere anche non umano, che ami di più. Cioè perdere un amore ti getta nella più tremenda solitudine, nel più tremendo buio assoluto. E quindi Phobos diventa figlio dell'amore, nel senso che la paura, quindi figlia dell'amore, perché è la figlia della paura di perdere ciò che ami o chi ami. Il rifiuto è la perdita, come dice anche Nuke. È verissimo, cioè non saprei nemmeno come continuare ciò che hai detto, perché è tutto perfetto, Mario, è vero, è verissimo. Potresti mettere in sottofondo Perdere l'amore di Massimo Neri, così chiudiamo in bellezza. Come dice giustamente Cecilia, è scesa la notte anche da voi alla fine, quindi che rende tutto molto più macabro, molto più tetro. Quindi la gatta fra poco rientra, eccola lì, perché ha paura. Infatti si vede la silhouette, la silhouette e quindi siamo alla fine. Signori, Maglia Guido, grazie Gabriella, è stato veramente un onore, un piacere avervi qui con noi, è stata una chiacchierata che è volata, vi giuro non mi sono nemmeno accorta del tempo, quindi grazie, perché so che pure voi eravate comunque impegnati, eccola la gatta che è rientrata, infatti anche per lei giustamente dice suonatori buonanotte, no, a tutti quanti. Ragazzi, ora di mangiare, dice ora di cenare, quindi. Esatto, cioè sì, a breve pure il mio inizierà a lamentarsi. Grazie mille ancora. Grazie Gabriele, film Lega Nerd. Siamo noi, grazie, siamo tutti, pronti. Grazie, ciao Cecilia, ciao Paolo, ciao Nuke Zen, ciao a tutti. Grazie, ciao a tutti. Paolo dice vedo It ovunque, anch'io dalla fame. Esatto. Ciao Mario, ciao. Allora ragazzi, ora vi saluto molto semplicemente, intanto Antonio farà il suo, io ve lo faccio, guardate quanto è bello. Dai, stavo ascoltando, mi aggiungi il tradimento. Sì, mentre io mi giravo e stavo sistemando il cellulare, che figura mi fai fare con gli ospiti, vedi, bello. Anche questo pane, bravi tutti. Ma quanto è bello pure Bissi. Ecco, guarda, ecco pure, a tradimento anche Bissi. Ci sta, facciamo questo ride, ci spostiamo, io so per svenire, ci spostiamo da Mutli Pre, pure io da multiplayer, giovani, pure io eravamo su multiplayer, siamo freschi come delle rose. Io sì, sono cane tipo Pollon, ho finito con gli Slim Dogs, sono andata subito in botta ad un e poi qua cocaina, Gabby, cocaina, io lo so. Con l'equare amore, con amore, giovani, ci vediamo domani con Ultra Pop su Lega Nerd, invece adesso andiamo su multiplayer e finiamo questa giornata in bellezza con The Old Guard. Dai. Fanculo a tutti, ciao ciao, a domani, sì.